Martedì 8 marzo, ben trovati con il TG Distretto. Viene presentato oggi dalla Commissione Europea il piano di emergenza per sganciarsi da Mosca e coprire 155 miliardi di metri cubi di gas provenienti dalla Russia. Potranno essere aumentate le importazioni di gas naturale liquefatto, verranno studiati gasdotti alternativi e potenziate le rinnovabili. L'Europa punta a ridurre dell'80% già entro quest'anno la sua dipendenza dal gas russo e questo è il principale obiettivo di questo piano di emergenza. Viene da dire perché non l'abbiamo fatto prima, ma questa sarebbe inutile polemica. Secondo il ministro Cingolani sarà una cosa veloce: per la metà dell'anno circa la metà del gas importato dalla Russia sarà sostituito da altre fonti. Sentiamo Mario Draghi. Discuteremo essenzialmente di diversificazione, riorganizzazione e compensazione a tutela di cittadini ed imprese. L'Italia è al lavoro per ridurre in tempi rapidi la dipendenza dal gas russo. Sabato ho sentito al telefono l'emiro del Qatar Al Thani, con cui ho discusso in particolare di come rafforzare la cooperazione energetica tra i nostri paesi. E nella bozza del piano di emergenza che verrà ufficializzato quest'oggi c'è anche l'intenzione della Commissione di sostenere gli Stati membri nella progettazione di misure di regolazione dei prezzi del mercato del gas. In determinate condizioni, si legge in questa bozza, gli Stati membri possono intervenire con l'attuazione eccezionale limitata nel tempo di prezzi regolamentati, dove viene sottolineato che il quadro giuridico del mercato elettrico consente interventi pubblici nella fissazione dei prezzi e che la misura dovrebbe essere mirata. Speriamo arrivi presto perché la ceramica ne ha un gran bisogno. Ed ora veniamo al dispetto di oggi che riguarda le multe, sempre tante. Va di fretta il distretto ceramico, in barba alle note difficoltà contingenti, ma non in barba agli autovelox disseminati sulla pedemontana che fanno di una delle principali direttrici viarie del distretto una strada da record e in diversi casi una maledizione per chi la percorre. Il limite di velocità è di 70 km l'ora, quelli che lo superano quasi 2000 l'anno. Nel 2021 i veicoli sanzionati per eccesso di velocità sono stati infatti 1910, in crescita rispetto ai 1870 del 2020. E mettono i piloti dei comuni del distretto, secondo i dati Open Police, ai primi posti della classifica dei pedi pesanti, con quasi 55 euro di contravvenzione media residente. Ceramiche Refin conferma la propria presenza all'edizione 2022 di MIPIM e Maison et Objet, due appuntamenti molti attesi dal pubblico francese, ma non solo, interessato al mondo del real estate e del design, che uniscono le personalità più influenti dei rispettivi settori a livello globale. Refin proporrà le due protagoniste della scorsa edizione di Cersaie, le collezioni Affrescati e Cortina. È fissato per domani, mercoledì 9 marzo alle 19, in Florim Gallery, il primo appuntamento 2022 con gli incontri della salute, dal cibo naturale a quello sintetico, transizione verde del modello agroalimentare, opportunità e rischi. Questo è il titolo dell'incontro, nel quale interverranno il dottor Luigi Scordamaglia, che è il CEO di Inalca, ma anche il presidente di Filiera Italiana, e la dottoressa Marcella Camellini, medico di cardiologia dell'ospedale di Sassuolo. Ed ora vi portiamo ad All for Tiles e scopriamo insieme Ferrari Stampi. Siamo ben felici di partecipare a un evento così bello, così importante come All for Tile. Siamo un'azienda presente da 100 anni sul territorio modenese, produciamo stampi e tamponi per l'industria ceramica. E negli ultimi anni abbiamo deciso un po' di investire e di guardare un po' oltre a quello che era il nostro core business dell'industria, diciamo, territoriale. Abbiamo deciso di intraprendere un po' un progetto di internazionalizzazione dell'azienda e abbiamo aperto nel 2014 un'azienda negli Stati Uniti a Clarksville e nel 2018 abbiamo aperto un'azienda che stiamo ultimando a Querétaro, a San Diego de Querétaro in Messico, per dare servizio a quelli che sono un po' tutta la nostra clientela estera. Ed ora il punto del direttore. Continua a salire il prezzo del gas, ne fanno le spese soprattutto i settori energivori, ma anche le famiglie italiane, e questo attira l'attenzione degli americani, che quotidianamente pubblicano articoli, o meglio grafici, che sono lì a dimostrare come le politiche energetiche europee abbiano e siano cambiate a partire dagli anni 90
fino ad oggi. Nel grafico che vi mostriamo è evidente come fino al 2000 l'Europa abbia continuato ad incrementare la sua produzione di gas e a partire dal 2000 invece abbia progressivamente ridotto la produzione interna di questo minerale importantissimo. Contrariamente, nell'altra parte del grafico vediamo la curva che si riferisce alle forniture di gas dalla Russia all'Europa. Fatta eccezione per il 1995, dove è visibile un picco, un crollo delle forniture di gas dalla Russia, poi è stato un continuo aumentare. Ebbene, questo che cosa ci dice? Che in Europa abbiamo sbagliato le politiche energetiche, in modo particolare nel nostro paese, siamo tra i più esposti, dove a prevalere sono state le idee degli ambientalisti, coloro che non volevano il gas, non volevano i fossili, non volevano il nucleare, quelli cioè che pensavano che la società potesse andare avanti con due pale eoliche. Anche quest'oggi in chiusura l'ammontare del debito pubblico italiano che sfiora i 2.727 miliardi di euro. Arrivederci.